Come è fatto l'altruismo? Di cosa è fatto? Che sostanza è l'altruismo? In che tempo vive l'altruismo? Una cosa posso dire, nel mio lavoro di psicanalista, di psichiatra da tanti anni, quando una persona sta meglio, quando esce un po' da quel buio in cui lo conduceva la sua nevrosi, fa tre cose fondamentalmente. Parla meno dei suoi problemi, cambia spesso i percorsi. È come se entrasse in altri modi di camminare, di stare nel mondo, di direzionarsi e, passato questo tempo, si interessa degli altri. Vicino alla parola altruismo dovevano scrivere tante parole. Altruismo a quale età? Com'è l'altruismo del bambino? Se dovessimo guardare il pensiero cinese, la sua grandezza, il taoismo, è tutta basata sulla spontaneità. Pensate che la stragrande maggioranza di chi fa il volontariato non vede l'ora di raccontarlo, non vede l'ora di parlarne, non vede l'ora di dire a se stesso quanto è buono perché ha fatto il bene degli altri. Ma i mistici ci avevano insegnato che del bene che si fa non se ne parla. Ma non è che non se ne parla perché, io parlo da psicanalista, da simbolista, non è che non se ne parla perché in qualche modo così si dà più valore alla cosa. L'origine dell'altruismo, dell'essere con l'altro, di essere nell'altro, essere per l'altro, insieme all'altro, viene dal silenzio, non dalla parola. Se uno dovesse dirmi che cosa caratterizza la nostra epoca più di tutto e prima di tutto, la perdita di ritualità, la perdita di mitologia, la perdita di fiabilizzazione, la perdita delle immagini. Una cultura che non ha più le immagini è destinata a morire. Si parlava prima degli Inuit. Gli Inuit, nel momento in cui hanno perso le loro immagini, sono diventati tutti alcolizzati. La tradizione. Non posso concepire l'altruismo senza la tradizione. Cos'è la tradizione? Ritrovare stagione dopo stagione ciò che c'è sempre stato e che torna nuovo. Il dono che la natura fa costantemente a coloro che vi partecipano. Non si può scrivere la parola altruismo senza scrivere di vicino la parola sincronicità. Forse il grande lavoro di Jung, la grande coscienza del Novecento, forse il suo vero grande lavoro è stata la sincronicità. Un capolavoro che si strutturava sull'idea che tra noi e le cose c'è un legame di senso, che viviamo sì nel caos, ma c'è qualcosa che a volte ci unisce ad altre cose, ad altre persone, ad altre relazioni. Il suo caso famoso dello scarabeo, lui sta per dire ad una paziente che la terapia è finita, in quanto la signora non migliorava, e dice: guardi signora, mi spiace, ma purtroppo il nostro rapporto psicoterapeuta non funziona, poi succede spesso. E mentre sta per dirglielo, la signora dice: sa professore, ho fatto un sogno, ho sognato uno scarabeo. Mentre la signora dice: ho sognato uno scarabeo, Jung sente un battere d'aria dalla finestra e si accorge che c'è uno scarabeo. La sincronicità. Com'è il tempo dell'altruismo? Tempo e carattere, altruismo sono parole da scrivere vicine, molto vicine. Mio amico Cardini, il grande studioso di medievalismo, diceva che uno dei miti da sfatare è che i santi siano buoni. I santi non sono buoni, spesso hanno un cattivo carattere, un pessimo carattere. Citava per esempio San Francesco. Una signora, per esempio, veniva in psicoterapia che aveva attacchi di generosità molto forti, si meravigliava per il fatto che spesso aveva delle sfuriate, delle scenate in casa di una violenza col marito o con i figli che lei stessa definiva inauditi. Non accettava l'ira che subentrava in modo così violento dentro di lei. E non spiegava come questa ira, questa rabbia si accompagnasse ad una grande generosità, ha compiuto atti di grandissima generosità. Il carattere. Non possiamo essere altruisti se non omologati, se non rispettiamo il nostro carattere. L'altruismo è molto lontano dalla omologazione. L'altruismo è discontinuo e deve essere discontinuo. Discontinuo, per capire bene l'altruismo che avviene nella spontaneità, dovremmo guardare il bambino. Che atti di generosità e atti di individualismo quasi assoluti. Noi viviamo fra questi due mondi, senza l'io non sapremmo di esistere, non sappiamo chi siamo, non sapremmo dove andare, non sapremmo neanche che vita ci spetta e non avremo soprattutto la coscienza. Tuttavia, noi ci specchiamo e ci guardiamo nel mondo degli altri che abbiamo intorno, come dei sistemi di riconoscimento, la nostra conoscenza del mondo. Gli albori della nostra conoscenza del mondo si basano prima di tutto sulla tattilità, il toccare. Oggi si parla moltissimo della famiglia omosessuale.
visto l'altro giorno in televisione due omosessuali che allattavano due piccoli gemelli. Ma se dimentica una cosa importante, non entro nel merito, se dimentica una cosa importante, che il sistema di conoscenza del neonato avviene attraverso il tatto materno, cioè non sono più ricerche che hanno dimostrato in modo inequivocabile, ma era evidente, che l'ormone della crescita, l'STH, il somatotropo, il GH, l'ormone della crescita è quello che ci fa sviluppare tutti gli organi, in primis le ossa. L'ormone della crescita viene secreto, immesso nel sangue, dalle aree del cervello più antiche, quando la mamma tocca il bambino, non quando lo tocca un'altra persona. Oppure quando c'è un femminile che ha una persistenza di abitudini. Quindi siamo in un'epoca che considera l'altruismo dare a più popolazioni di genere possibilità di maternage, di familiarità, ma bisogna sapere che siamo costituiti in modo che l'altrui, che è il figlio rispetto alla madre, diventi se stesso quanto più è toccato dalla madre. E quanto più è odorato, annusato, e quanto più vedi il volto della madre. Il nostro cervello è fatto in modo tale che quando noi vediamo l'altro, noi siamo visti dall'altro. Ma anche quando vediamo dentro di noi, le immagini che vediamo ci vedono. Quando Chuang Tse dice è la farfalla che ha sognato me o sono io che ha sognato la farfalla, sta toccando uno dei cardini della più moderna neurofisiologia. Cosa sono i sogni? Perché ci siano i sogni bisogna che accada qualcosa di sconvolgente. Bachelard, che conosceva il problema come nessuno, diceva guarda, bisogna scendere, scendere in un abisso, è un mentire che di notte vai a dormire, no, di notte vai a morire. Ogni notte noi andiamo a morire, sprofondiamo in un abisso, nel buio assoluto, e in quel buio assoluto, chissà da dove vengono, compaiono immagini. Noi sogniamo qualche cosa come 15-20 minuti, ogni ora 20, ogni ora un quarto, e in quei 20 minuti appaiono dentro di noi centinaia di miliardi, di triliardi di immagini, e noi ricordiamo un frammento a cui cerchiamo da psicanalisti di dare un senso. Ma i sogni sono il nostro amico altruista. È vero che vi sono sogni che rappresentano scarti della vita diurna, è verissimo. È vero che vi sono sogni che non hanno poco niente da dire, ma vi sono sogni che implicano un destino. I grandi psicanalisti sanno che i sogni non si spiegano. C'è questa maledetta idea di sempre di interpretare, di spiegare, di parlare, di capire. Non c'è niente da capire, c'è da stare con le cose come sono. Questo è il grande segreto della vita, stare con le cose come sono. Vedere l'alternanza di emozioni, la rabbia, la tristezza, la paura, l'altruismo, non come elementi definitivi, ma come presenze che si affacciano dentro di noi. Sa, dottore, camminavo e a un certo punto compare un masso. Ho la percezione che sta per arrivare un masso. E arrivo, un masso enorme, mi blocca la strada, lo spingo con tutte le mie forze. Quante volte abbiamo sognato di allontanare porte che si aprivano, onde che ci inseguivano? Oggi sappiamo che gli incubi sono immagini importantissime per il cervello. Gli incubi ci fanno bene, molto più bene di quello che noi pensiamo, perché cerchiamo di scacciare. Beh, questo masso davanti alla strada, faccio uno sforzo, non ce la faccio, cambio strada. Il sogno è finito. Ma però, dottore, francamente, la mia vita dopo questo sogno non è cambiata. La sua vita no, il sogno sì. Il sogno ha cambiato strada. Magari aspetterai degli anni, ma il sogno ha cambiato strada. E questo per dire che gli effetti dell'altruismo non sono visibili, sono scarsamente visibili. Ma se stiamo attenti a come stiamo noi quando aiutiamo l'altro, nella gioia dell'altro proviamo il benessere che altrimenti non proviamo. L'altruismo migliora con l'età.